Mimir, guarda. Un altro stemma di Fjoturlund. Già, forse questo luogo faceva parte del regno di Sigrun. Un avamposto precedente all'espansione. Che freddo, stai bene? È una tomba. Sembra che ci sia una scala dall'altra parte. Fa attenzione. Dietro di te, occhio! Dietro di te, Kratos! Occhio a sinistra! Colpa essa! Schiaffo! A destra, fratello! Come on!
Attenzione. Tutti a te! Dietro di te! È brutto colpo, stai bene, fratello! Vedere il regno di Sigrun in un tale stato. Sai, Mimir, se volessi fare un giro nel suo regno, non tutto quello che vorresti potrebbe piacerti. Quindi ha amato un altro prima di me. Ci sono cose peggiori da scoprire su chi si ama. Sì, di sicuro. L'altra scala. Metà della chiave. Sapevo che i pezzi avrebbero combaciato. Non vedo l'ora di scoprire cosa apre. Quelle rune ci diranno qualcosa sulla storia di questo posto. Non può essere. Invece sì. Oh, Mimir.
Oh, un manufatto dell'impero fluviale. Non ci sono mai stato, ma deve essere carino. Hai mai scritto poesie, fratello? No. Beh, che domanda stupida. Re Helgi massacrò la sua famiglia solo perché non poteva averla. Solo suo fratello, il principe Dagr, sopravvisse e lo uccise. Su questo lei e suo fratello non erano d'accordo. In tutto il tempo passato insieme, Sigrun non mi ha mai detto nulla di questa storia. Forse amava il modo in cui la vedevi. Thank you.
Tana di droga. La vedo. Cercando di ricordare chi l'avesse fatta incazzare. Non importa. Ah, no? Se rimane solo la rabbia, le motivazioni sono irrilevanti.
Un altro accampamento di banditi Colli. Gratis. Facciamo qualcosa, così tranquillizziamo i lupi. Whoa!
Perché piangono? Poverini, sentono ancora il pericolo. I lupi temono ciò che non può più fargli del male. Gli orrori del passato possono unirsi al presente. È qualcosa che dobbiamo accettare. La zona giusta, ma non possiamo proseguire sulla slitta. Silenzio. Campo deserto. Chi era qui se n'è andato da tempo. Che hai trovato? Un elenco di provviste per preparare un pasto. Una ricetta? Chi l'ha lasciata qui? Controlliamo gli ingredienti. Forse la ricetta ci condurrà da qualcuno.
Sembrano iniziali. Corrispondono a quelle nel ricettario che hai trovato. Suppongo potremmo trovare uno di quegli ingredienti qui intorno. Kratos, c'è qualcosa. Thank you.
sapevo di averle già viste. La ballata di Yari e Somur. Non li conosco. Una vecchia storia, ma molto bella. Gli intagli raffigurano il loro passaggio attraverso questo regno. Possiamo cercare gli altri, se sei curioso. Che strano. Non ho mai visto quell'edificio prima. Già, è davvero molto strano. Andiamo a dare un'occhiata. Non abbiamo l'attrezzatura adatta. Bandito a sinistra! Questa l'ho sentita, fratello! Dietro di te, occhio! Tirati su, fratello! Blocca l'entrata. Ha lo stesso aspetto di quello della statua di Tyr. Un altro pezzo della statua di Tyr è volato oltre il lago e a quanto pare alla fine si è conficcato in questo edificio. Tutto questo deve essere rimasto nascosto dal ghiaccio finché lo scudo non l'ha rotto. C'è qualcosa lì dentro, ma non possiamo raggiungerlo a causa dello scudo.
Non sembra che tu possa usare la forza bruta. Forse potremmo scalare lo scudo. Proprio così! Guarda, laggiù. Huh.
non funzioneranno. Se lo scudo resta lì, non possiamo spostarlo. Può servirci. Ben fatto. Ora dobbiamo solo aprire il cancello. Ben fatto. Non era mia intenzione. Temo che le mie frecce non attraversino i muri. Insieme. Mimir, ti sembra per caso una sala del tesoro abbandonata? Già, direi di sì. Sembra una stanza segreta. Ora che abbiamo entrambe le parti della chiave, vediamo se entra nella serratura.
Siede il principe Dagger. Non ci credo, è ancora qui. Principe Dagger? È il cadavere del fratello di Sigrun. Ma allora come è finito così? Freya, perché non mi rispondi? Sei sicuro di volerlo leggere? No, fratello. Fallo tu. Pare che Sigrun abbia maledetto il fratello per aver ucciso il re folle. No, davvero? Non sapeva che il re folle aveva ucciso la sua famiglia. Quando lo scoprì, era tardi. Aveva già maledetto il fratello. Ora si chiede le valchirie come espiazione. Tu sapevi tutto sulla famiglia di Sigrun, vero Freya? Non stava a me raccontarlo. È buffo. Sapere tutto ciò me la fa amare ancora di più. Mi ha scelto nonostante i miei difetti, i miei rimpianti. Ora che conosco i suoi, la sento più vicina. Lieto di sentirlo.